Buongiorno, sono Andrea Catizzone e sono qui con in compagnia dell'onorevole Fabrizia Giuliani perché entrambi abbiamo a cuore un tema che interessa la qualità delle relazioni all'interno della famiglia, soprattutto in un momento patologico come quelli a cui stiamo assistendo, ahimè, con tanta frequenza negli ultimi anni, che sono appunto di delitti che avvengono nell'ambito di delle famiglie anche poi non solo quelle coniugate. Siamo già intervenute, io a diverso titolo ovviamente, l'onorevole come prima firmataria sull'emendamento relativo all'aggravante del coniuge che poi ci spiegherà, e io come giurista esperta di queste materie l'importanza che questa proposta di legge ha avuto nel Parlamento ed è stata approvata in commissione all'unanimità da tutte le forze politiche, una proposta di legge che in qualche maniera si occupa prevalentemente della sorte dei figli maggiorenni e minorenni in seguito ad un femminicidio, cosiddetto femminicidio, quindi commesso da non solo dal coniuge, poi entreremo nei particolari, ma anche da una persona con la quale la vittima ha avuto un rapporto affettivo sentimentale. Perché è importante questa legge? È importante e perché ci ritorniamo? Ci ritorniamo intanto perché, soprattutto alla luce della sentenza di Messina, la quale condanna la procura per non aver dato seguito alle ripetute denunce che una donna ha fatto nei confronti del marito, di subire comunque delle violenze e anche delle intimidazioni da parte di questo uomo, denunce che erano state completamente ignorate da parte dell'organo requirente. Ora passerei la parola a Fabrizia Giuliani per entrare poi nel dettaglio, nel vivo di questa proposta di legge che è ferma in Senato. Grazie Andrea. Grazie. Questa legge è una legge molto importante. È un passo avanti che non ha affatto scontato, perché interviene su un aspetto ancora davvero poco illuminato a livello sociale. Sono migliaia gli orfani di femminicidi. Di che tipo di minori, di bambini si tratta? Si tratta di bambini che sono orfani due volte. Non solo perché perdono la madre e la perdono in modo violento, vivono quindi un trauma importante, la morte violenta è di per sé un trauma importante, ma perché l'autore del delitto, del femminicidio, è il padre. Dunque una figura di riferimento, una figura affettivamente molto importante. La distruzione del nucleo familiare, dunque la distruzione degli affetti, delle sicurezze che questi ragazzi vivono, parte dall'interno, e dunque questi bambini sono costretti ad affrontare un trauma che forse non ha eguali sul piano affettivo, sul piano emotivo. Ciò che un bambino, insomma, la cosa più difficile con la quale un bambino si possa e si debba misurare. Non sempre questo tipo di tragedie è stata presa sul serio dalle istituzioni, e parlo naturalmente di tutte le istituzioni. Non si è compreso a fondo che tipo di trauma debbano affrontare questi bambini, e dunque non si è potuti intervenire per proteggere, per sanare, per aiutare il percorso di uscita dal trauma che questi bambini debbono affrontare. Vuol dire che a livello parlamentare ci siamo uniti, provvedimenti, suggerimenti da parte di varie forze politiche hanno cominciato a intrecciarsi, abbiamo audito nella commissione di riferimento, la mia commissione, la commissione di giustizia, chi doveva essere audito, e abbiamo cominciato a convergere su un testo base che appunto ha alcune caratteristiche qualificanti. Per entrare nello specifico dei punti qualificanti della disciplina, darei appunto la parola a Fabrizia, che così, interloquendo, andiamo proprio a spiegare quali sono appunto gli elementi qualificanti di questa legge che si spera il Senato approverà. I punti qualificanti riguardano la definizione dei rapporti tra
l'autore di questi delitti e la propria famiglia e dunque i figli. A partire figli dall'avvio, della vittima, perché sì, giustamente appunto giustamente, hai devono ragione essere Andrea. anche i figli dell'omicidio, quindi è una legge che appunto fa Esatto, questa interviene, specifica. esatto. I ragazzi che appartengono a questo nucleo familiare possono essere non direttamente figli dell'autore dell'omicidio, del femminicidio. Allora, per proteggere questi ragazzi, la legge interviene rescindendo i rapporti giuridici e soprattutto quelli patrimoniali tra l'omicida e la propria famiglia. Tradotto ancora, l'autore del delitto non ha più diritto, per esempio, di accedere in linea patrimoniale alla pensione della coniuge defunta Della o quello coniuge, della compagna, della perché compagna, sappiamo che certo. questa legge interviene non solo nei rapporti coniugali, ma anche nei rapporti tra due Affettivi. persone che sì, hanno convissuto e quindi hanno un legame di carattere affettivo. Esatto. Oggi poi con la legge sulle unioni civili vale anche per chi ha questo tipo di legame. No, assolutamente, questo è un punto che va, diciamo, a espandersi su tutta il nuovo capitolo della legislatura. Si intende ormai appunto come nucleo familiare non quello legato da rapporti di coniugalità tradizionali, marito e moglie, figli consanguinei, eccetera, ma nuclei familiari. Dunque, laddove si va ad identificare una responsabilità di questo tipo, è giusto intervenire perché questi ragazzi siano tutelati, possano accedere al patrimonio familiare e invece l'omicida è escluso dall'accesso a questo patrimonio. Si cerca anche di semplificare appunto questo tipo di procedure in modo che già dall'avvio stesso del processo penale si definiscano questi nuovi rapporti e non ci sia più bisogno di intentare cause, quindi nuovi processi che vanno magari appunto sul terreno civile e portano ad allungare i tempi. I ragazzi hanno bisogno di questo, di questi fondi e debbono poter accedere ad essi in tempi rapidi. Va da sé appunto che questo vuol dire escludere l'omicida da qualunque tipo di accesso ai beni della donna uccisa. E naturalmente, sempre sul terreno patrimoniale, ritengo anche molto importante la creazione di questo fondo di 2 milioni di euro per tutelare e consentire appunto a questi ragazzi e alle nuove famiglie che li accoglieranno, che li ospiteranno, di poter avere un giovamento nei confronti dell'accesso a eventuali terapie, borse di studio o altri tipi di percorsi educativi che, come sappiamo, richiedono un loro fondo. Sì, credo che questi siano, diciamo, gli aspetti più qualificanti di questa norma e proprio per questo ritengo anche che sia necessario velocizzarla e far sì che il Senato l'approvi rapidamente, perché questo tipo di norme davvero consentirebbe a queste famiglie di aprire una nuova pagina e più spesso ancora di uscire da una dimensione di difficoltà in cui ancora troppo spesso oggi si trovano e che va ad aggravare situazioni che sono già davvero molto critiche. Quindi, appunto per riassumere gli elementi qualificanti di questa legge, sono sicuramente quelli che ha messo in luce Fabrizia, che possono essere poi racchiusi in una semplificazione di aspetti anche di carattere procedurale, che ovviamente non abbiamo trattato in questa sede perché sono particolarmente Al di tecnici. là di questi aspetti, che sono naturalmente aspetti importanti perché riguardano la protezione dei minori, lavorando su questi ci siamo resi conto che questo provvedimento andava ad innovare sul terreno importantissimo. Veniamo, con Andrea ce lo diciamo molto spesso, appunto da una società che è ancora molto segnata da una cultura patriarcale. Cioè sappiamo che ancora questi delitti, appunto questa sentenza di Messina più di tutti, mettono in luce come fatichi ancora la nostra società ad identificarli per tempo, ad identificare per tempo i segni di una violenza che appunto spesso matura da già segni evidenti, diciamo. Ecco, la parola delle donne è ancora presa troppo poco sul serio. Sì. E questa mancanza di ascolto
questo retaggio culturale penalizza, questa legge ce lo dice in modo chiarissimo, penalizza i minori, perché laddove non si prendono sul serio le donne che rompono l'omertà e si mettono sulla strada della denuncia, i figli possono venire letteralmente travolti da una cosa del genere. Anche perché, scusa se ti interrompo, talvolta è proprio l'elemento ostativo che spinge le donne a non denunciare questa situazione, proprio una paura che i propri figli non siano tutelati. Quindi certo. Se una donna che subisce queste ingiustizie, queste violenze continue, queste minacce anche di carattere psicologico, sa che c'è una struttura, una legge e comunque non solo una legge ma anche proprio un sistema di protezione dei propri figli, avrà più facilità a rompere questo muro di omertà familiare e quindi denunciare i casi. Il nostro codice penale, laddove va a laddove interviene sugli omicidi che si consumano dentro la famiglia, prefigura delle aggravanti, proprio partendo appunto aggravanti soggettive, per omicidi commessi nei confronti dell'ascendente o del discendente. Tradotto vuol dire che se un padre uccide il figlio, se un figlio uccide il padre, se un nipote uccide il nonno, se il nonno uccide un nipote, l'aggravante può portare ad una condanna che arriva fino al massimo della pena, ossia in linea naturalmente astratta, all'ergastolo. Ma questo non avviene se un coniuge uccide l'altro coniuge. E che appare naturalmente molto singolare a fronte del fatto che il 90%, credo 80-90% dei delitti che si consumano dentro le famiglie sono operati per mano di un coniuge. E ancora, quasi sempre, è il compagno o il marito che uccide la moglie. Con questa legge che tutela gli orfani di femminicidio, quindi anche un omicidio che viene, noi giuristi diciamo, in linea collaterale, quindi tra parenti in linea collaterale, quindi che non hanno una discendenza sanguigna fondamentalmente, vi è l'applicazione di queste aggravanti che già esistono nel nostro sistema, quindi non è una visione forcaiola della giustizia, ma semplicemente un'equiparazione tra due situazioni che sono sicuramente simili, quindi semmai l'introduzione di un principio di uguaglianza. Esatto, grazie Andrea perché mi aiuti con la tua esperienza e con la tua competenza a chiarire degli aspetti che sono assolutamente importanti. Questa legge non si rivolge soltanto agli orfani di famiglie regolarmente coniugate, no, perché ahimè sappiamo bene che molto spesso questi bambini appartengono a nuclei familiari nei quali appunto i genitori hanno scelto di non sposarsi. E quindi non potevamo certo accettare che per quello che appare veramente un cavillo legislativo, che poi diventa un cavillo burocratico, questa legge lasciasse senza protezione una platea larghissima di minori. E anche maggiorenni, vale anche per i minorenni, ma anche per i figli maggiorenni. Quindi ha una tutela a 360 gradi, certo, di quelle che sono, secondo la nuova concezione, non le famiglie infatti, che sono più basate su un rapporto affettivo. La famiglia riconosciuta oggi è quella che si costruisce su un rapporto, un legame affettivo, certo, quella è la sostanza, che poi determina poi un legame di carattere giuridico. Quindi il nostro auspicio che Fabrizio continui a lavorare su questi temi con la consueta passione e competenza, e che il Parlamento, il Senato, la Commissione Giustizia al Senato, che ha dimostrato comunque un grande interesse nei confronti di questa legge, si affretti in questo scorcio di legislatura rimanente a completare l'iter legislativo per arrivare a una definitiva approvazione di questa legge, che farà tanto bene agli orfani di femminicidio, ma giustamente, come ha detto anche Fabrizia, farà anche molto bene a chi ha commesso questo delitto, perché comunque anche il fatto di essere inseriti in un percorso educativo, poi la nostra Costituzione che ce ne impone sulla funzione rieducativa della pena, è importante che siano previsti tutti gli aspetti che in qualche maniera regolamentano gli attori, ahimè, che sono vittime di questa bruttissima patologia delle relazioni familiari. Grazie. Grazie. Grazie Fabrizia e a presto, al prossimo appuntamento. Grazie.